E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere alcune novità che sono state leakate durante il PAX West di quest'anno e che appunto riguardano le nuove armi esotiche di Shadowkeep e alcuni armamenti dei Raid. Per chi non lo sapesse, infatti, al momento a Washington è in corso il PAX West e ovviamente Bungie ha portato uno stand presentando Destiny 2 Shadowkeep. Facendo dunque provare il gioco, alcuni giocatori sono riusciti a trovare delle informazioni riguardanti gli armamenti che dovremmo trovare all'interno appunto del raid e in generale della nuova espansione. Abbiamo quindi visto nello specifico alcune esotiche comprese di perk e alcuni armamenti del raid. Inizierei quindi proprio dagli armamenti del raid, che devo dire sono abbastanza interessanti. Innanzitutto sappiamo con certezza che l'arma esotica del raid, quindi quella che si dropperà a mo' di Tarrab e mille voci, sarà il fucile laser che avevamo visto nei vari trailer. Questo si chiamerà Divinità e il perk si chiamerà Giudizio. Come già detto, questo sarà un fucile laser, quindi sulla traccia di cuore gelido, lente di Prometeo e fuel di onde. Ma perlomeno sulla carta, il suo perk sembrerebbe molto molto più forte. Infatti, grazie al perk Giudizio, effettuare danni continui con quest'arma ci permetterà di creare un campo che indebolirà il nemico e lo disgregherà. Non sappiamo ancora con precisione cosa significhi questo disgregare del nemico, ma sulla carta, come già detto, il perk sembrerebbe molto forte. E il fatto che questo campo indebolisca anche il nemico potrebbe permettere all'arma di avere un ruolo simile a quello della freccia nelle boss fight, con la differenza che appunto questo campo disgregherà anche il boss. Non sappiamo ovviamente in quale modo. Tuttavia, l'arma sembrerebbe molto interessante. Passando invece agli armamenti generali del raid, abbiamo qui in questa foto un elenco di tutti gli armamenti che appunto potremo trovare, e in particolare il full set del cacciatore. Dall'anteprime questo non sembrerebbe chissà quanto particolare, comunque di base le strutture delle armature sembrerebbero sempre le solite. Tuttavia abbiamo anche un'immagine del casco del raid per il titano, che devo dire è veramente veramente molto figo, anche se, come ho detto, di struttura base è ripreso da altri pezzi. Tra l'altro ci tengo anche a specificare che queste immagini smentiscono le foto che erano state rilasciate qualche tempo fa e che appunto teoricamente andavano a raffigurare i set del raid, che a questo punto però non saprei come collegare. Forse potrebbe essere il set disponibile dalla nuova attività stagionale. Andando a vedere in generale invece gli armamenti che potremmo ottenere dal raid, abbiamo sicuramente un arco, un cannone portatile, un fucile a pompa ed un fusione. Mentre per quanto riguardano quelle altre tre armi, potrebbero sembrare un impulsi, un ricognizione e un lanciarazzi. Ovviamente tutto starà nel vedere se queste armi si meriteranno o meno la nomea del raid. Andiamo ora a parlare delle due armi esotiche di cui siamo riusciti ad estrapolare il perk con precisione. Questi sono il lanciarazzi e la mitragliatrice che avevamo già visto all'interno dei trailer. Per quanto riguarda il lanciarazzi, le nostre ipotesi erano effettivamente vere. Questo infatti sarà un lanciarazzi a vuoto e si chiamerà Deathbringer, in italiano non saprei come tradurlo. Il suo perk esotico però ci permetterà di sparare dei colpi controllati da remoto, che quando esploderanno andranno a scagliare delle sfere da vuoto sui nemici. Questa espressione, come già detto, è controllabile da remoto, quindi come per il sistema dei lanciagranate, tenendo premuto il tasto di sparo potremo appunto sparare e rilasciandolo faremo esplodere il colpo. Inoltre l'arma ha anche un secondo perk, che sembrerebbe essere nuovo. Non sappiamo se sia legato al perk esotico come la maggior parte delle armi esotiche o se sia semplicemente un perk a sé. Per quanto riguarda invece la mitragliatrice, anche questa volta la nostra intuizione era giusta. Infatti questa mitragliatrice, di cui non sappiamo ancora il nome, che a quanto pare non è stato ancora deciso, grazie al suo perk esotico ci permetterà di sparare dei colpi potenziati ed esplosivi, che suppongo funzioneranno a mo' di fargello di Zanagi, quindi magari sommando più colpi pesanti. Quindi ragazzi, queste erano le novità che sono trapelate in questo primo giorno di PAX West. Ovviamente per qualsiasi notizia aggiuntiva vi terremo aggiornati. E detto questo, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividete, tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci su Facebook, Instagram, che come ogni video trovate qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce. Mia.